Atos Mazzoni della Proloco provinciale Forlì Cesena è presente qui a Misen 2019, 17ª edizione del Misen, ed è presente con diverse sagre associate all'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Atos, quali prodotti venite qui a proporre e a presentare? Allora, noi qui siamo con lo stand delle Proloco, del Comitato Provinciale Proloco Forlì Cesena. La presenza al Misen è per voi una tappa importante ogni anno? Sì, la presenza al Misen per noi è una tappa importante, siamo presenti da diversi anni, lo stand dell'Umbria Forlì Cesena negli ultimi anni ha sempre portato sempre venuto a promuovere le sagre del territorio, quindi siamo molto contenti che l'organizzazione ci ha invitato. In questi due giorni i vostri stand sono invasi da tantissime persone, voi avete visto una preferenza per le degustazioni, c'è qualche cosa che vi consigliano anche, qualche suggerimento, qualche richiesta particolare? Qualche indicazione di quando vengono svolte le sagre? Sì, chiedono molte informazioni, soprattutto per il materiale pubblicitario che abbiamo all'interno dello stand. Poi viene anche, nel caso dello stand della Proloco di Galeata con la sagra dello stridolo, vengono chieste molte informazioni sulle sagre che abbiamo noi e soprattutto nell'assaggio della schiazzina, della piadina che facciamo con gli stridoli. Per avere le informazioni di dove reperire le date delle vostre manifestazioni, c'è un sito? Sì, sia il sito delle Proloco dell'Emilia Romagna, che è prolocoemiliaromagna.it, e l'altro è romagnaproloco.it. Quindi un invito a tutti ad andare a trovare queste meravigliose sagre in provincia di Forlì Cesena, che nel periodo da maggio fino a settembre-ottobre allieteranno le serate di molti paesi della provincia forlivese. Sì, nella provincia di Forlì Cesena le Proloco svolgono molte attività, soprattutto iniziano già da marzo fino a... È una cosa continua fino alla fine dell'anno e poi si ricomincia con la Befana e con tutte le altre attività. Grazie, buon lavoro. Grazie.